Mi chiamo Emult Bull. Il mio nome vi dirà poco. Anche quando sono stato in vita, ha detto poco a molte persone. Emult Bull non è quasi mai esistito. Al suo posto ci sono stati Franz Landau, Stephen Hilton, Raoul Muller. Ci sono stati anche John Gardner e perfino un Roger Castri. Il 17 giugno del 1953, quando a Berlino Est i carri armati russi erano respinti a colpi di bastone, io avevo 15 anni e stavo dalla parte dei russi. Nel 1945 la mia famiglia venne sterminata dai nazisti e io, che ero un bambino che non sapeva né leggere né scrivere, venni salvato dall'Armata Rossa. Per questo, il 17 giugno del 1953, mi ritrovai dalla loro parte contro il mio popolo. Ci sono voluti tanti anni perché capissi come stavano le cose. Ma questa è la vita, ed è inutile avere rimpianti. Vedete quel pilone eolico? Il mio corpo giace lì sotto. È stato fatto a pezzi e seppellito proprio lì. Sono stato un funzionario della Stasi, la polizia segreta del mio paese, per 33 anni, fino al 9 novembre 1989. Riciclavo il denaro sporco in dollari e valuta pregiata. Non mi sono mai sposato. Non ho avuto figli. Ho amato per la prima volta nel febbraio del 1988. Marianne era il suo nome in codice. Ci incontravamo negli alberghi o lungo i fiumi. Ci siamo amati. Ci siamo amati per un anno. Poi, il 9 novembre 1989, il muro è crollato e io, ancora una volta, per l'ultima volta, non ero più Emult Bull. Buffa la vita. Quando si incontrano la verità e l'amore, a volte è tardi, ma non lo puoi sapere. La mia vita sarebbe stata diversa se non ci fossero stati i nazisti, se non ci fossero stati i russi e se avessi conosciuto lei molto prima. Ma dicono che la storia non si faccia con i sé. Ho scelto Amsterdam per diversi motivi. Avevo una buona copertura, delle conoscenze, un lavoro da concludere. Avrei organizzato l'ultimo lavaggio. Droga in dollari, dollari in diamanti, diamanti in dollari. Come avevo fatto molte altre volte. E poi sarei partito con lei, forse per l'Australia oppure per il Canada. Mi ha sempre affascinato Amsterdam. Mi dava un'impressione di libertà e allo stesso tempo di pulizia e di ordine. Le case, i canali, la gente. Berlino Est, al contrario, era molto triste. Ma quelli come me non se ne accorgevano. Un po' perché non avevamo il tempo, un po' perché avevamo molti diversivi, buoni vestiti, buoni alimenti, buoni appartamenti e anche buoni svaghi. Ma quando ho conosciuto lei, all'età di 50 anni, tutto questo mi è sembrato grigio e stupido.
Ho desiderato la libertà che non ho mai avuto. Sì, quando il muro è caduto e migliaia di giovani sono entrati nei nostri uffici per bruciare tutto e per dare la caccia a quelli come me, io avrei voluto essere con loro. Il 9 novembre 1989 sarei stato anch'io lì, sotto il muro, con un piccone in mano. Invece, quel giorno, ho avuto poche ore per decidere. I documenti, i contatti con le banche, gli accordi con la mafia e, soprattutto, assicurarmi che i carichi di oppio salpassero da Istanbul e giungessero ad Amsterdam. Feci tutto questo in meno di una giornata, dal mio ufficio di Berlino Est. Poi, l'11 novembre, varcavo la frontiera in auto e mi installavo ad Amsterdam, in un appartamento non lontano dal museo di Van Gogh. Avevo molto da fare, e lo facevo, ma mi piaceva prendere un tram e girare per la città guardando fuori dal finestrino. Vedevo la gente, le vetrine, i tavolini, un negozio dopo l'altro, colori, oggetti. Anche la mia vita sarebbe stata così, in mezzo alle strade, con lei. Avevo bisogno solo di 3 settimane. Solo 3 settimane, per un lavoro che avevo sempre fatto, che conoscevo bene e che, ne ero certo, avrei eseguito anche questa volta in modo impeccabile. Quando l'oppio sbarcava ad Amsterdam, veniva trasferito di notte sui pescherecci, i quali rientravano al mattino con il loro carico. L'oppio era rinchiuso in contenitori stagni, ma i marinai lavavano ugualmente con cura le imbarcazioni, perché neppure i cani potessero percepirne la traccia. Questi marinai non erano banditi, erano veri pescatori che noi pagavamo regolarmente. Una volta sdoganato dai pescherecci, il carico doveva essere trasferito alla raffineria. A volte veniva portato via terra, in automobile, attraverso i paesini della costa. Altre volte veniva caricato su piccole imbarcazioni che seguivano il profilo irregolare delle coste. I gabbiani volavano intorno alla raffineria. A volte gridavano così forte che si faceva fatica a parlare. Questi posti li conoscevo tutti. Controllavo di persona il lungo giro che la merce faceva, i luoghi che attraversava, le persone che la custodivano. La raffineria era un angolo di pace. Nel mio sogno ricorrente c'era una casa simile, colorata, posta su un argine, in mezzo alla natura, ma non lontana dalla vita. A lei avevo descritto molte volte questa raffineria, per spiegarle come avrei voluto che ci sistemassimo in Australia o in Canada. Quando la merce era pronta per la consegna, raffinata, preparata, imbustata, allora giungevano gli americani e gli italiani per acquistarla. Poi intervenivano le compagnie di diamanti con le quali avevamo degli accordi. Le compagnie avevano sede ad Amsterdam. Prendevano i dollari e ci consegnavano i diamanti. Erano molto esperte in queste operazioni e io ero di casa nei loro uffici, dove conoscevo i direttori con i quali stabilivamo ottimi affari. Poi il gioco si chiudeva alla borsa di Anversa, dove cambiavamo nuovamente i diamanti in dollari e i dollari venivano trasferiti a Berlino Est. Aspettavo che il carico giungesse in città
Mi appoggiavo ai ponti per guardare i turisti che transitavano sui battelli. Vedevo l'acqua calma che sarebbe confluita nell'Amster, i ciclisti che passavano, la gente, tanta gente che circolava. Mi piaceva anche osservare le persone, scrutarne i volti e perderli fra gli altri, osservarne i dettagli, come camminano, come si muovono, come osservano, che cosa portano, la direzione che imboccano. Non c'era nulla di veramente strano in quei primi giorni. Poi, alcune persone distratte, che non sono interessate a ciò che fanno, erano lì. E io mi chiedevo se lei fosse giunta a New York, dove ci saremmo incontrati e da dove saremmo poi ripartiti. Ma non ero certo che Marianne fosse giunta a New York. Ad Amsterdam c'erano quegli uomini e forse Marianne non era al Chelsea Hotel. Così immaginavo quella stanza, la 312, vuota, e con essa raffiguravo la mia vita vuota come quella stanza. Per questo alzai la cornetta e composi un numero a New York al quale non rispose nessuno. Volevo, ancora una volta, sentire la schiuma spegnersi sulla riva. Non volevo morire per strada, finire in un vicolo o, peggio, nel letto misero di una misera pensione. È per questo che mi incamminai. Mi hanno preso qui, davanti a questa cassetta delle lettere. Ero fermo. Guardavo il mare e la sua schiuma. Pensavo a te. Il carico era nella raffineria, a casa nostra, in Canada, oppure in Australia. Mi hanno chiamato per nome. Come hai fatto solo tu. Non ero più Raoul Muller o Roger Fiastri. Hanno detto proprio così, Emult Ball. E poi basta. Ero Emult. Ero stato Emult solo per te. Mi hanno chiamato e quindi mi hanno sparato. Un colpo solo, Marianne, al cuore. Ora che il mio corpo è sotto questo pilone, fatto a pezzi in questa terra gravida, non mi chiedo se tu abbia armato la mano di quel sicario distratto. Non mi chiedo perché la cornetta fosse agganciata o quale nome tu abbia avuto. E neppure se sei stata sincera, una volta almeno lungo il fiume. Ero lì per te. Solo questo conta. Solo quest'ultimo anno, l'unico anno in cui sono stato Emult Ball. Emult Ball per qualcuno e per me. Per questo sto bene qui. Sotto le zolle seccate dal vento, sotto quel pilone che batte il tempo. Quel troppo tempo che ho avuto, quel poco, alla fine, che mi è bastato.